punto molto interessante e molto cruciale è quello dell'endoscopia nelle malattie infiammatorie croniche intestinali. Siamo passati da un ruolo quasi esclusivamente diagnostico in esordio di malattia ad un ruolo molto più importante, in quanto ormai sono indiscutibili le evidenze scientifiche che ci dicono che la severità del quadro endoscopico correla sia con la severità di malattia e anche con l'esito della terapia instaurata. Quindi l'endoscopia viene più utilizzata negli ultimi anni per monitorare i pazienti quando non siamo soddisfatti dell'esito della terapia in corso o quando si verificano delle riaccensioni inattese, e comunque sempre quando dobbiamo instaurare un cambiamento importante nel trattamento di questi pazienti. Le malattie sono importanti, sono croniche, sono invalidanti, utilizziamo farmaci molto rilevanti sia dal punto di vista dell'efficacia ma anche dal punto di vista del costo, e quindi quando la gestione di questi pazienti non ci soddisfa e soprattutto non soddisfa i pazienti, utilizziamo l'endoscopia anche parziale tante volte per verificare la risposta al trattamento o l'eventuale correlazione fra un peggioramento dei sintomi e degli esami di laboratorio e le alterazioni morfologiche lungo il colon.